Buonasera e bentrovati in là per questo ultimo appuntamento con questo ciclo della Porta sull'Infinito. Ce lo dà un clamoroso successo editoriale planetario di 4 anni fa, il Codice da Vinci di Don Brown, che ha infatti ridestato l'interesse sui discussi Vangeli apocrifi risalenti al secondo secolo dopo Cristo, ma non solo, ritenuti però non veritieri, quindi in quanto tali falsi dalla Chiesa ufficiale. Sono quelli che propongono un'immagine di Cristo ben diversa da quella che ci è stata tramandata dai Vangeli cosiddetti canonici, quelli riconosciuti dalla Chiesa. Riportano ricostruzioni, affermazioni, tesi che hanno anche in qualche modo fatto gridare allo scandalo. Ora, per alcuni gli elementi contenuti nei Vangeli apocrifi riportano testimonianze eccezionali, sconvolgenti, in grado anche di cambiare quella che è la visione che sino ad oggi abbiamo avuto di Cristo. Dalla parte della Chiesa ufficiale, definiamola invece così, si è convinti che tutti i testi che non sono inseriti nella Bibbia dei cristiani non siano attendibili per diversi motivi. Bene, stasera noi accentriamo la nostra attenzione proprio su questi documenti, sui Vangeli apocrifi. Che attendibilità storica in particolare possono avere e quale credibilità possiamo dare a questi documenti? Che chiave di lettura e di interpretazione ancora possiamo dare? Sono soltanto alcuni dei numerosi quesiti che avremo modo di rivolgere ai nostri ospiti, che vi presento subito, dando intanto un benvenuto a Corrado Malanga, docente all'Università di Pisa, ormai una vecchia conoscenza di questo ciclo di trasmissioni, che ha avuto tra l'altro modo di fare una lettura anche singolare e originale di alcuni passi dei Vangeli e avrà modo di spiegarci in che cosa consiste questa sua chiave di lettura. Benvenuto anche a Igor Sibaldi, scrittore, teologo studioso di storia delle religioni e di sciamanesimo. I più attenti tra i nostri telespettatori lo ricorderanno, è stato nostro ospite nella trasmissione onirica, definiamola così, quella legata ai sogni. Tra l'altro Sibaldi è autore anche in tempi estremamente recenti di libri molto importanti sulla Genesi, sul Vecchio Testamento, sul Nuovo Testamento e ha anche realizzato una straordinaria traduzione del Vangelo di Giovanni. Sibaldi, in pillole che cosa emerge da questi suoi studi, da questi lavori che abbiamo citato? Un mondo completamente nuovo. È affascinante e irresistibile, letteralmente irresistibile. Nel senso, tutto quello che noi, l'enorme maggioranza di quello che noi normali credenti sappiamo riguardo alla religione, ai cieli, ma anche all'anima, alla terra, eccetera, non è esattamente così come l'abbiamo imparato. In alcuni punti è diversissimo, in alcuni punti è scandaloso nei testi sacri, nel Vangelo di Giovanni, ma anche nei sinottici, che sono tanto pericolosi a loro modo quanto i famosi apocrifi. Grazie Sibaldi, però il benvenuto più caloroso, permettetemi, lo diamo a uno straordinario personaggio che ringraziamo moltissimo per essere intervenuto alla nostra trasmissione. È Colin Wilson, ricercatore, studioso, prolifico scrittore, autore di oltre 100 volumi, il suo esordio nel 1956 con il volume di Outsider e poi molti volumi legati soprattutto al mistero, al tentativo di spiegare i molti misteri di antiche civiltà che si trovano sulla Terra. Da Atlantide alla Sfinge è stato uno dei suoi bestseller, unitamente a Dei dell'altro universo. In Italia ricordiamo anche un poderoso lavoro che ha realizzato in collaborazione con il figlio Damon, nel quale in qualche modo sono recensiti oltre 60 dei grandi misteri della Terra, dalle piramidi ad Atlantide. Insomma, una produzione notevolissima da parte di questo ricercatore e studioso inglese, originario di Leicester, però da tempo ormai vive in Cornevaglia. Io volevo approfittare della presenza di Colin Wilson, ringraziandolo ancora caramente per il suo intervento. Se una volta che abbiamo indicato questi suoi studi sui misteri della Terra, se ce ne può indicare due o tre tra quelli a suo avviso più significativi e affascinanti. The mystery I have written most about is in cui ho scritto di Atlantis. Più è quello di Atlantide, il mistero di Atlantide. E poi the second il secondo mistero che mi ha molto interessato is the disappearance of the ship called the Marie è la sparizione della nave chiamata Marie Celeste.
found floating in the middle of the Atlantic Ocean. Senza nessuno a bordo nel mezzo dell'Atlantico. Strangely enough, the same kind of thing happened only 2 weeks ago. E questo è successo solo 2 settimane fa anche al largo dell'Australia. Another boat was un'altra barca è stata trovata senza nessuno a bordo. And then, of course, I've always been very interested. E poi sono sempre stato molto interessato agli extraterrestri. Perché sono convinto che succeda davvero. Io ringrazio molto anche Sara Cipollina che stasera ci aiuterà in questo contatto, in questo incontro con Colin Wilson. Volevo farle anche un'altra domanda. In tutta questa sua serie di studi non ha mai avuto modo, occasione di avvicinarsi anche alla Sardegna, ai misteri della nostra regione? The mysteries of Sardinia, i misteri della Sardegna, tend to be archaeological mysteries, sono più misteri archeologici. And although I'm very interested, e io sono molto interessato a questo, particularly in particolare new question, alla nuova questione of whether there are some very, se very ci sono delle on antiche Sardinia, abitazioni in Sardegna, which I think che io considero potrebbero fare della Sardegna il posto più interessante del mondo per gli archeologi. Però non ho avuto questa opportunità. Speriamo che si possa presentare presto. We hope you have this opportunity. Allora, dicevamo di Vangeli apocrifi, stasera è il tema di questa nostra puntata. Vedremo di affrontarla anche in diversi aspetti. Ho già anticipato anche come di questi documenti Corrado Malanga abbia una sua interpretazione estremamente originale. La approfondiremo magari nel corso della puntata. Intanto quello che però possiamo dire, Malanga, è che noi ci affidiamo ad analizzare questi documenti, Vangeli apocrifi, non facendo un esame, come dire, dei contenuti fideistici legati alla fede e alla religione, quanto il nostro vuole essere proprio un contributo di conoscenza e di interpretazione di questi documenti. Certo, io direi che bisogna analizzare questi documenti non dividendoci in due settori, in due fazioni, saranno veri, saranno falsi. In realtà sono sicuramente documenti storici scritti in periodi abbastanza recenti dopo la morte dello storico Gesù, 180 anni dopo la sua morte, se ne parla. Sono modi di vedere la cosa, Gesù, la storia Gesù, in un altro modo. Noi abbiamo oggi gli storici che di un evento ne parlano bene, altri storici che di un evento ne parlano in un modo completamente diverso. Bene, questo è quello che accade con i Vangeli canonici e quelli apocrifi. Chi avrà ragione? Beh, forse la ragione sta nel mezzo, però bisogna tenere presente che tutte le visioni devono essere prese in considerazione. Non si può dire no, questo non va bene perché la Chiesa non vuole. Ecco Sibaldi, a suo avviso questo può essere l'approccio più corretto da parte nostra stasera per affrontare questo tema. Esattamente, sono opere straordinarie, sono tra l'altro opere, e stasera sicuramente ne parleremo tantissimo di questo, di un periodo inspiegabile, veramente inspiegabile. I Vangeli che noi conosciamo di solito sono datati intorno al 60, addirittura 40, si dice secondo la Chiesa, ma sono dati immaginari. In realtà i Vangeli cominciano a circolare 3 generazioni dopo Gesù. E si vengono scritti in un arco di tempo brevissimo, tanti, tanti Vangeli, tutti splendidi, bellissimi. I più belli probabilmente sono veramente i nostri 4 conosciuti, ma il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo sono quasi altrettanto splendidi e altrettanto utili e densi. Vengono scritti tra il 120 e il 200 da persone che in qualche modo riescono a entrare in contatto con un Gesù di cui nessuno sa niente a quel tempo, di cui che nessuno ricorda, che nessuno vede. E allora era come se proprio ci parlassero e lo vedessero in tutto il Mediterraneo. È un miracolo veramente che è avvenuto, un miracolo della mente umana, o di quella divina se si vuole, che attende ancora spiegazioni, perché ha migliaia di segreti da scoprire. E tra l'altro non tutti archeologici, ce ne sono alcuni di fisiologia, ce ne sono alcuni, sentivo prima, addirittura legati alle civiltà extraterrestri, sono delle cose veramente meravigliose. Ecco, Wilson, lei che ha avuto modo di studiare le diverse civiltà, anche quelle ebraiche dell'attuale Medio Oriente, come possiamo spiegare che è passato tanto tempo dopo la morte di Cristo
perché emergessero degli scritti riguardanti Gesù Cristo. È dovuto attendere decenni, se non addirittura secoli dopo la sua scomparsa. Perché questi documenti erano considerati eretici dai cristiani del tempo. Quindi tutto è iniziato quando l'imperatore Costantino è diventato imperatore dopo il 312 d.C. e ha deciso di considerare il cristianesimo la religione del suo impero. E ha fatto questo non perché si è convertito al cristianesimo, ma semplicemente per motivi politici. In modo che potesse avere un'omogeneità nel suo impero. E aveva bisogno di aiuto da diversi tipi di persone. E quindi i cristiani erano ben organizzati. E quindi lui decise di usare i cristiani come i suoi aiutanti principali. Quello che non si era aspettato, che non si aspettava, è che i cristiani fra di loro avessero punti di vista diversi, non fossero tutti d'accordo. E sfortunatamente litigavano fra di loro, erano in disaccordo fra loro. E infine Costantino si stancò di tutto questo e disse loro: smettetela, finitela, dovete mettervi d'accordo e smetterla di litigare. E quindi decise di convocare i vescovi cristiani e gli disse loro di incontrarsi formando il concilio di Nicea. Di produrre una versione cristiana omogenea in cui tutti fossero d'accordo. Ok, molte grazie con il ministro perché ci sta anticipando, lo ringrazio però. Però non ho avuto tempo di aggiungere che in questo modo tutti gli altri documenti che non erano d'accordo su questo punto di vista furono bruciati. Cancellati. Perfetto. Colin Wilson ha anticipato alcuni degli aspetti che noi approfondiremo nel corso di questa puntata, ha anche anticipato alcune valutazioni politiche che sottendono anche alla gestione di questi documenti, di questi Vangeli di cui stasera parliamo. Ci ritorneremo tra pochissimo. Intanto linea alla regia per una prima breve pausa pubblicitaria. Vangeli apocrifi dunque al centro di questa puntata della Porta sull'Infinito, ma quanti sono questi Vangeli? Da chi furono redatti? Chi li scrisse? In che periodo? E poi perché si sentì la necessità da parte della Chiesa che si stava costituendo di fare una sorta di check-up di tutti questi testi per verificare quali potessero essere conformi al credo di quel tempo. Tentiamo di scoprirlo meglio con questa scheda filmata, realizzata al solito da Leila Manunza, su immagini scelte montate da Giulio Giambalvo. Il termine greco apocryphos significa nascosto. È stato usato nella Chiesa antica con accezione prevalentemente negativa. In Tertulliano e Ireneo aveva infatti il significato di falso e connotava una categoria di scritti di carattere esoterico o non destinati al culto pubblico di cui fu vietata la lettura. I Vangeli apocrifi sono testi religiosi relativi all'insegnamento e alla vita di Gesù Cristo, ma poiché considerati dalla Chiesa cristiana non ispirati, non vengono fatti rientrare tra quelli canonici. Sono infatti solamente quattro Evangeli ritenuti sacri dalla Bibbia, quelli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e solo questi sono adottati in ambito liturgico e dottrinale, gli unici, secondo la Chiesa Cattolica, a rispondere al canone di veridicità e ortodossia. Questo dogma, secondo alcuni studiosi,
venne adottato per la prima volta dalla Chiesa cristiana a partire dal Concilio di Nicea. Secondo alcune ricostruzioni, è proprio durante il primo concilio ecumenico del mondo cristiano, che ebbe inizio nel 325 d.C., convocato dall'imperatore Costantino I, preoccupato per le dispute tra i cristiani che minacciavano l'unità dell'impero, che venne stabilito questo dogma quale unica verità di fede per la Chiesa. Così, a partire dal IV secolo, il termine apocrifo nella Chiesa di lingua greca serviva ad individuare le opere che non erano state incluse nel canone delle Sacre Scritture. I cataloghi antichi citano espressamente gli apocrifi dell'Antico Testamento che venivano stigmatizzati come dannosi e nemici della verità. Il rifiuto di tali testi da parte della Chiesa cristiana non portò alla loro immediata scomparsa. Per un lungo periodo ebbero grande diffusione e popolarità. L'uso che ne fecero gruppi di eretici e manichei causò un energico rifiuto della Chiesa e la loro scomparsa. Ma perché, a distanza di secoli, oggi i Vangeli apocrifi ricompaiono suscitando così grande interesse? Come interpreta la Chiesa la riscoperta di tali testi? Ecco, questi sono alcuni degli interrogativi che l'analisi della nostra scheda in qualche modo ha sollevato. Sibaldi, certo che comunque, come dire, un po' anche curioso il destino di questi documenti, se solo pensiamo alle tesi di quanti affermano che anche gli stessi Vangeli, definiamoli canonici, originali, sono pervenuti a noi non nel testo originariamente scritto, ma attraverso una serie di copie, trascrizioni, traduzioni, che spesso hanno apportato anche a contraddizioni e quindi a un testo che non è forse perfettamente legato alla prima stesura originaria. Eh sì. Dunque, un conto sono le cose che vengono aggiunte, perché a quel tempo un libro era un libro di culto comunque, e comunque conteneva le scoperte che si facevano sulla verità di Gesù, perché poteva essere esteso, poteva essere ampliato nella prima fase. A un certo punto questo ampliamento, proprio con Tertulliano, che era nominato nel filmato, viene bloccato. E uno dei modi in cui viene bloccato lo possiamo vedere molto bene noi nel Vangelo di Giovanni. Se noi proviamo a leggere il Vangelo di Giovanni, vediamo che in alcuni passi del Vangelo di Giovanni sembra di leggere Hemingway. È di una prosa così scattante, così forte, così immediata, che il lettore, per esempio, non so, all'inizio del capitolo 9, quando parla del cieco nato, dell'uomo nato cieco, e Gesù che dice come si fa a curare un cieco. Sono 10 righe e il lettore legge stratenendo il fiato. Altri punti sono di una lungaggine infinita, di una lunghezza proprio del peggior latino che si possa immaginare. Il Vangelo di Giovanni è greco. Quali sono quei punti? Sono i punti in cui al tempo di Tertulliano proprio si è intervenuti sul testo per togliere quello che cominciava a non piacere assolutamente, non tanto alla religione, ma a determinati gruppi, tra cui quelli di Roma, cioè quelli che a quel tempo erano al centro dell'impero. È interessante notare, per esempio, che nel Vangelo di Giovanni questi tagli, queste interpolazioni di Tertulliano o dei suoi, sono sempre accanto a episodi con figure femminili. Il Vangelo di Giovanni è molto interessante perché rilancia di colpo, tutto a un tratto, con grande forza, la figura femminile. Tutti gli eroi del Vangelo di Giovanni sono tutte donne. I maschi sono tutti deboli, paurosi, spaventati. La Samaritana è un eroe. Il primo miracolo che Gesù fa, lo fa perché glielo dice una donna, che è sua madre. La Maddalena è quella che è davanti a Gesù. Ecco, questi punti, quando compaiono, vengono immediatamente cancellati o modificati, a volte in modo ridicolo. Ecco, Sibaldi, su questi punti, sul ruolo della donna, avremo modo anche di tornare stasera nel corso della puntata. Le chiedo e magari le sollecito una risposta quanto più possibilmente telegrafica intanto, ma quanti sono questi Vangeli apocrifi? Perché poi parliamo anche dei Vangeli dell'infanzia, quelli che raccontano l'infanzia, gli altri della tradizione giudaico-ebraica che sono andati persi. Quanti sono questi documenti? Tanto scritti nelle lingue più disparate, più diverse. Io sospetto tantissimi, nel senso, fino al 1946 pareva che fossero una ventina, validi, significativi. Nel 1946 una scoperta del tutto accidentale permette la scoperta di una biblioteca intera di Vangeli apocrifi nascosti non si sa da chi,
bellissimi, straordinari, che cambiano completamente la nostra idea. Non vengono pubblicati nel 1946, vengono pubblicati negli anni 60, un pochino, negli anni 70, adesso di più, e stanno cambiando tutte le nostre idee sul Vangelo. Chissà quante altre grotte nascoste, quante altre giare di Alibaba ci sono con dentro Vangeli apocrifi misteriosi e splendidi tanto quanto questi. Ecco, Colin Wilson ci ha ricordato nel suo precedente intervento il ruolo del Concilio di Nicea, anche per spazzar via tutti questi documenti che in qualche modo potevano dare fastidio alla Chiesa. Ecco, la decisione di spazzar via, di bruciare questi documenti, da chi venne adottata, Wilson? Esclusivamente da personalità religiose o in qualche modo, come lei ci anticipava, ci sono state anche infiltrazioni di carattere politico? They were basically religious figures in the church. Prima di tutto figure religiose all'interno della Chiesa. Who decided che decisero di sopprimere questi Vangeli. But it was also però political. Ci furono anche the truth is, the dei motivi politici perché they enjoyed power. I cristiani parlavano di questa, having been suppressed di questa by the gioia Romans for so long, perché they now erano became as bad as the Romans, prima and dopo essere stati a lungo repressi dai Romani incominciarono invece a capire i piaceri di cui potevano godere. E divennero cattivi quanto loro. They gained enormous power. E quindi guadagnarono un enorme potere. And of course, e naturalmente the, Gospels, i Vangeli erano principalmente a group of people who were called the Gnostics. Scritti da un gruppo di persone che erano chiamati Gnostici. And the Gnostics held e i Gnostici a strange belief. Avevano una credenza molto strana. They believed credevano this world che il mondo, che questo was mondo fosse creato dal diavolo. Was created in fact by fosse a creato sort of evil da una specie di spirito malvagio, cattivo. Well, naturally this upset the Christians. E questo chiaramente non piaceva agli altri cristiani. And this is the real reason e questo è il vero motivo per il quale questi ecco, Vangeli furono soppressi. Ecco, Wilson ci ha anche anticipato, Wilson forse anche, potremmo definirlo usando i termini di oggi, un quadro geopolitico della situazione dell'epoca. Su questo aspetto volevo tornare con Malanga. Ecco, che tipo di scenario, definiamolo storico-religioso, si proponeva all'epoca? Ma la cosa è abbastanza semplice, se noi la dovessimo guardare con gli occhi di oggi, che analizziamo movimenti politici che si muovono, vediamo la Chiesa come un qualcosa che aveva bisogno assolutamente di una coesione che all'interno non aveva. C'erano i gesuiti da una parte, i francescani dall'altra, ognuno che dava acqua al proprio mulino. Allora era necessario, per mantenere il potere della Chiesa, fare in modo che tutti dicessero le stesse cose. Era giunto il momento di radunare tutti quanti e mettersi d'accordo, perché tutti dovevano dire la stessa cosa. Non è detto che la stessa cosa sarebbe stata la stessa verità o una verità, un qualche cosa che comunque faceva comodo politicamente alla Chiesa. Nel Concilio di Nicea stravolgono anche i 10 comandamenti, li trasformano, pensate, oggi sarebbe impensabile da parte della Chiesa dire: la Chiesa in quell'occasione ha modificato il verbo di Dio. Ebbene, lo ha fatto. E allora questo già ci parla chiaro sul problema che aveva la Chiesa. La Chiesa, tutto quello che ha ritenuto opportuno non fosse ad usum delfini suo, lo ha eliminato. Purtroppo non ha pensato che magari dal 1946 in poi sarebbero venute fuori cose che, proprio perché sono venute fuori nel 1946, lei non aveva modo di eliminare. Ecco, infatti, noi poi attraverso l'analisi di alcuni passi estratti da questi Vangeli verificheremo dove erano i motivi di attrito, diciamo così, con la Chiesa ufficiale del tempo. Sibaldi, intanto per chiudere quest'altro segmento della nostra puntata, che siamo a ridosso della pubblicità, abbiamo detto, ce l'ha sottolineato anche Wilson, questi documenti sono stati distrutti, sono scomparsi, però qualcosa si è salvato, perché poi ci sono stati dei ritrovamenti. Sì, sono salvati questi documenti nascosti da non si sa chi, probabilmente un monaco che aveva una sua biblioteca proibita e che, quando sono cominciate le persecuzioni dei non allineati, ha preferito nasconderli per evitare guai e per la nostra grande fortuna. Ripeto, prima della pubblicità, anche i nostri Vangeli, quelli che noi conosciamo, sono pieni di dinamite, sono pieni di cose
tremende che noi non vediamo semplicemente perché siamo abituati a non leggerli. In qualche modo anche noi nascondiamo i nostri Vangeli non leggendoli mai. Allora noi proveremo anche stasera a rileggerli con maggiore attenzione, questi Vangeli ufficiali. Intanto abbiamo accennato a queste scoperte, una delle più importanti nel 45 in Egitto. Ne parliamo tra poco, però dopo un'altra breve pausa pubblicitaria. In questo nostro viaggio alla scoperta dei Vangeli apocrifi ci spostiamo allora in Egitto, perché è in questo luogo che avvengono i ritrovamenti più importanti di questi documenti che sembravano ormai definitivamente perduti. Una delle prime importanti scoperte sul finire del 1945 nella località di Nag Hammadi. Nel dicembre del 1945 a Nag Hammadi in Egitto furono rinvenuti un insieme di testi gnostici. I 13 papiri, trovati in modo fortuito da un abitante del villaggio di Al-Qasr, in prossimità di un monastero a circa 450 km a sud del Cairo, erano contenuti in alcune giare di terracotta. Gli scritti contenuti nei codici, datati secondo e quarto millennio, sono soprattutto testi gnostici in copto, dei quali una buona parte fu tradotta in greco. Includono anche tre opere appartenenti al Corpus Hermeticum e una parziale traduzione della Repubblica di Platone. Si ipotizza che tali codici appartenessero alla biblioteca del monastero e che furono nascosti dai monaci per evitarne la distruzione quando lo gnosticismo venne considerato come un'eresia. L'opera più importante contenuta in questi testi è il Vangelo di Tommaso, che rappresenta uno dei pochi testi integrali e completi noti. Questa scoperta ha grande rilevanza se si pensa che ha permesso di individuare frammenti di questi testi anche nei manoscritti di Ossirinco, recuperati nel 1898 e nelle citazioni riportate negli scritti dei padri della Chiesa. Secondo i seguaci dello gnosticismo, questi scritti conterrebbero gli insegnamenti esoterici di Gesù, rivelati a pochi eletti. Ecco Sibaldi, l'abbiamo detto anche prima, spesso queste scoperte, lo vedremo poi anche nel caso dell'altro ritrovamento importante di Qumran, avvengono in maniera del tutto casuale, però intanto si può risalire agli autori di questi documenti. No, è purtroppo impossibile, è la cosa più strana della produzione evangelica. I primi cristiani, i primi secoli del cristianesimo, avevano un disperato bisogno di opere scritte, disperato. Tanto è vero che se noi sfogliamo la Bibbia, la nostra normale Sacra Bibbia, vediamo delle lettere di Paolo che sono delle lettere di mezza pagina, delle cose semplicissime, dei biglietti di auguri praticamente che Paolo mandava. Tutto era conservato, qualsiasi notizia su cristiani illustri era conservato nei minimi dettagli. La cosa più sorprendente dei Vangeli, ma anche di Marco, Matteo, Giovanni, Luca, è che noi non conosciamo niente dei loro autori. Non sappiamo chi siano, non c'è una testimonianza, come se tutto fosse stato cancellato. Di solito la tendenza di questi autori, specialmente gli gnostici, e anche delle lettere che sono molto belle in fondo ai Vangeli, è di dare il nome di qualche discepolo di Gesù, per esempio Tommaso, o per esempio Giacomo, o Filippo, o Levi, o addirittura Maria Maddalena. C'è un bellissimo Vangelo della Maddalena su come si fa ad avere visioni, molto bello. Ecco, ma non è che fossero attribuzioni reali, in realtà erano in questa temperie che dicevo, in questi 80 anni magici, in cui inspiegabilmente, veramente inspiegabilmente, come se fosse avvenuto un qualche fenomeno psichico, per il quale persone che non potevano aver conosciuto né Gesù, né Gerusalemme, perché era distrutta da 100 anni, e neanche i farisei, i sadducei, tutte quelle cose di cui si parla nei nostri Vangeli, tutto un tratto avevano queste ispirazioni, veramente, la Chiesa dice che sono ispiranti, secondo me è vero, delle ispirazioni per le quali riuscivano a raccontare di Gesù come se fosse vissuto ieri. In qualche modo c'è questo dogma nostro della Chiesa che dice che Gesù è nato da una vergine, cioè da una
persona che era vergine dopo la nascita, cioè è nato sì, è diventato uomo, ma non è nato al tempo stesso. E quando è morto il suo sepolcro era vuoto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sì, è esistito, ma in una forma particolarissima. Uno dei modi di interpretare questo dogma è Gesù comincia a esistere come figura per noi reale intorno al 120 dopo Cristo, vive in questi Vangeli, scompare e sale al cielo dopo il 190-200. Come ritorni, e naturalmente si dice scompare ma torna, guarda il caso, nel 46 torna, sotto forma di questi bellissimi testi. I testi tra l'altro sono molto belli ed erano noti a quel tempo a tanti, si dice che i padri della Chiesa li citavano, sì, perché non è che fossero stati sempre vietati. Gli gnostici, per tutto l'inizio del cristianesimo, erano la corrente più potente, più forte, più affascinante. Avevano tra l'altro, dalla loro dalla parte loro, l'idea che non detestavano le ricchezze. Erano molto ricchi, bravissimi a parlare, e avevano una cosa che i cristiani ordinari non avevano, cioè potevano sposarsi e avevano anche sacerdozio femminile, cosa che li rendeva una forza straordinaria. Ed è occorsa la violenza per spegnerli, infatti. Ecco, si può invece intuire perché siano stati nascosti? Molto probabilmente perché è cominciata questa violenza, è una parte molto oscura del cristianesimo. La Chiesa sapeva nel 300-400 di essere a capo di un fenomeno straordinario mai avvenuto, di una religione grandissima che stava nascendo e che doveva essere conservata e tutelata. Erano molto realisti i primi vescovi, i primi papi, e sapevano che bisognava essere molto semplici, se non altro per convincere i britanni, i galli, questi zucconi di barbari che non capivano le cose, ed essere molto severi nell'eliminare le frange, erano molto leninisti, diremmo noi. Quindi è cominciata anche una persecuzione armata, gli gnostici hanno avuto dei grossi guai, veramente grossi, e i loro testi venivano bruciati, loro spesso finivano male, sono stati i primi perseguitati, i primi eretici, e a volte venivano nascosti e restavano lì. Per fortuna il papiro conservato in quelle cose che abbiamo visto, in quelle buste di cuoio, non va male, e questi testi presi in mano e toccati sembrano di plastica e sono perfettamente leggibili. Il deserto li conserva bene. Wilson, possiamo tornare sullo gnosticismo allora? Lei ci ha anticipato come è nato e perché è nato. Che tipo di influenze ha avuto anche al di fuori dell'area cristiana? Il gnosticismo era un tipo di religione prima del cristianesimo. And in a sense, Plato was the real beginning. E Platone è stato il reale iniziatore. Perché Platone credeva che l'universo creati da un tipo di spirito, fossero creati da uno spirito, però credeva anche che gli esseri umani sono capaci di unirsi a questo spirito. E più tardi, Plotino, che era un suo seguace, parlò dell'anima come qualcosa che si ricongiunge a questa unicità. E quindi sono dei mistici che trovano il mondo un po' orribile e che sono ossessionati e che vogliono andare oltre il mondo. E quindi i gnostici non erano così preoccupati dell'idea che il mondo è creato da uno spirito malvagio, ma erano preoccupati dell'idea di Dio, del creatore, è qualcosa di straordinario e di cui non si può parlare. E questa era la tradizione che i gnostici stavano portando avanti, e questa è la tradizione che la Chiesa invece voleva supprimere, semplicemente perché era imbarazzante avere delle persone che credessero in queste cose. Sibaldi. Che forse è utile per il nostro pubblico, certo, e anche in parte per gli specialisti che di solito, i nostri italiani, che di solito la ignorano regolarmente. Allora, questa eresia del fatto che il mondo sia creato da un cattivo, da un Dio cattivo, ricompare poi nel Medioevo tante volte, i catari lo dicono, i bogomili, e se ne è presentata come eresia. La fonte di questa cosiddetta eresia in realtà è la Bibbia. Non è che la sia un diavolo che crea il mondo. Questo è uno dei modi in cui gli gnostici raccontavano per far colpo, erano dei grandi comunicatori, perché volevano fare pubblicità. No?
Nella Bibbia è una cosa che nella traduzione purtroppo si vede appena appena. Voi vedrete, leggendo i primi capitoli della Bibbia, che si parla di due nomi di Dio. Sono punti in cui si parla di Dio e basta, per esempio nei primi sette giorni della creazione Dio creò il mondo, e a un certo punto si parla del Signore Dio, che è quello che proibisce ad Adamo dell'albero della conoscenza, che lo punisce, che fa venire il diluvio e così via. Non sono due modi diversi di indicare una sola cosa, sono due cose diverse. In ebraico il creatore si chiama Elohim, ed è quello che crea il mondo. Elohim vuol dire il Dio del divenire, del futuro, dell'immensità. È quello che Gesù chiama suo padre quando dice Eloi, Eloi, lama sabachthani, si rivolge a lui. L'altro Dio, che si chiama Yahweh, non si potrebbe pronunciare, ma in una sinagoga non si potrebbe dire. Comunque Yahweh, questo è il nome, tabù, è quello che non è che crea i principi del mondo, ma materializza il mondo. Ed è un po' il Dio di tutte le grandi religioni oppressive, il Dio che punisce, il Dio che proibisce, il Dio che in qualche modo frena l'uomo. Questi due dei, che noi riconosciamo, ripeto, nella Bibbia, uno chiamato Dio, l'altro Signore Dio, anche nella Bibbia italiana, sono due figure completamente diverse. Tutte le cosiddette eresie che dicono ci sono due dei, uno grande, padre dell'uomo, e l'altro piccolo, creatore, padrone del mondo, vengono da lì. Gesù cita questa eresia quando dice adesso viene il principe di questo mondo e non ha nessun potere su di me. Di solito il normale cristiano dice dirà il diavolo. Non proprio, sta indicando il Dio delle religioni ordinarie, il Dio delle persone che hanno paura del divino. Questa è l'origine. Gli gnostici lo pensavano sicuramente, ma lo pensavano con gentilezza, non con orrore. Erano tra l'altro molto, molto allegre come persone, molto gentili, molto pieni di affetto. Una delle accuse che gli facevano, per esempio Ireneo, parlando degli gnostici, arrabbiatissimo contro di loro, li vedeva dall'altra parte del Rodano, ricchi, felici, ricchi ma generosi, diceva quelli sono dei sacerdoti da non seguire perché non solo si innamorano delle donne, ma quando sono molto innamorati le sposano anche, che è una cosa che a noi colpisce molto. Ecco, Sibaldi parlava del Rodano, evidentemente allora gli gnostici hanno comunque, questi eretici hanno comunque retto a questa piazza pulita fatta dalla Chiesa e sono riusciti forse a diffondersi in altre parti. Ne parliamo tra poco, dopo la prossima pausa pubblicitaria. Supermercati Sigma, così buoni, così vicini. Dove riparano dunque questi eretici colpiti dalle persecuzioni della Chiesa dell'epoca? Torniamo su questo tema ancora con Sibaldi, anche per evidenziare il ruolo che da questo punto di vista può aver avuto una figura come quella della Maddalena. Altro che. Dunque, le migrazioni sono in due periodi. Il primo periodo è dopo il 70. Nel 70 Roma si arrabbia tantissimo, perde letteralmente la pazienza con i disordini continui di Israele e lo distrugge. Distrugge Gerusalemme, c'è una guerra sanguinosa e comincia un lungo esodo, la diaspora, comincia un lungo esodo diretto per lo più, in parte in Grecia, ma soprattutto per quello che riguarda gli intellettuali del tempo, le persone sensibili, tra cui tanti, tanti dei nuovi cristiani, dritto dritto verso la costa azzurra attuale, lungo il Rodano, risalgono lì e infatti ancora adesso c'è un posto estremamente suggestivo, arrivando ad Arles, a pochi chilometri prima di Arles, si chiama la Sainte-Baume, che è un magnifico colle bianco al di sopra di una foresta dove non c'è il diritto di taglio dai tempi dei gallo-romani, per cui non è tutto un albero da 2300 anni lì dentro. In cima a questa foresta c'è una grotta, ed è la grotta in cui si dice che sia vissuta la Maddalena, la famosa Maddalena. La Maddalena è per gli gnostici il vero erede di Gesù. Ci sono tutta una serie di Vangeli apocrifi, belli, che si riconoscono in parte anche in Giovanni in certi punti, alcuni passi, in cui vengono mostrati i discepoli di Gesù
molto irritati che lui parli sempre con la Maddalena e non con loro e racconti alla Maddalena delle cose che loro non potranno mai capire. Che sia vero o no, in ogni caso vuol dire che una chiesa così generosa con le donne, così femminile in gran parte come l'agnosticismo, non è una chiesa, una corrente, si riconosceva in questa figura. La Maddalena era una donna ed è sempre raffigurata, se si nota nelle chiese, con in mano o un vaso, il famoso Graal secondo alcuni, o un libro. Vedere una donna con in mano un libro e vedere in alcuni affreschi, in alcune antiche raffigurazioni, una donna che scrive, a quel tempo era una cosa inimmaginabile, perché le donne non potevano scrivere, non leggevano. Una donna con in mano un libro era un fenomeno strano. La Maddalena rappresenta proprio questo. Una donna, cioè per quei tempi la disobbedienza assoluta, l'inaffidabilità totale, una donna non sposata, una donna senza figli come la Maddalena, cioè totalmente libera, che diventa una profetessa. Questa aveva il carattere esplosivo degli gnostici, era veramente bello. La Provenza è il luogo, da lì si diffondevano ovunque. Roma era occupata dagli gnostici per lunghi periodi. Poi la Chiesa di Roma, soprattutto dopo Costantino, come ricordava Colin, li ha spinti via, sempre più in là. Guarda caso, nei punti in cui c'erano gli gnostici, cioè la Provenza, la zona di Narbona e la Catalogna, sono i punti in cui in seguito è nata la Kabbalah in Europa e in cui è stata la grande eresia degli dei Catari, a un certo punto, che sono i fenomeni più importanti della storia d'Europa di questi ultimi, storia spirituale d'Europa di questi ultimi secoli. Noi torniamo allora alle grandi scoperte dell'immediato secondo dopoguerra. Abbiamo parlato del ritrovamento dei papiri in Egitto. Un'altra clamorosa scoperta viene nel 47, questa volta però siamo a ridosso del Mar Morto. Vediamo cosa accade. Nel 1947, in alcune grotte del deserto di Giuda, a Kirbet Qumran, a 2 chilometri dal Mar Morto, un pastore, alla ricerca delle sue pecore, trovò delle giare contenenti numerosi manoscritti ebraici di pergamena. Si tratta della scoperta più clamorosa del secolo nell'ambito dei ritrovamenti biblici. Questi testi, chiamati del Mar Morto, vennero prodotti dalla comunità religiosa ebraica, identificata con quella degli Esseni, che abitò quella regione fino al 70 d.C. Nell'arco di 20 anni, dai primi ritrovamenti sino al 1967, sono stati rinvenuti in 11 grotte un totale di 173 manoscritti distinti dei libri della Bibbia. Fra i testi apocrifi più interessanti ricordiamo i libri di Enoch, dei Giubilei, i testamenti di Levi e Neftali, i frammenti del ciclo di Daniele. I testi biblici scoperti a Qumran si presentano, per la maggior parte simili al testo ebraico medioevale, forniscono una visione più completa dei testi ebraici apocrifi, sino ad allora conosciuti solo per mezzo delle fonti cristiane. I manoscritti che riguardano il Nuovo Testamento offrono un numero importante di informazioni ancora oggi al vaglio degli studiosi. Il rotolo del Tempio, datato secondo secolo a.C., il più lungo trovato a Qumran nel 1960 di quasi 9 metri, doveva rappresentare per gli Esseni la quinta essenza della legge mosaica, in quanto la divinità parla in prima persona come fosse la parola rivelata direttamente da Dio. In maniera particolareggiata riporta anche modalità, rituali, sacrifici e festività a cui doveva attenersi il re. Perché questi testi ormai noti da tempo non sono mai stati valorizzati? A quali sorprendenti rivelazioni potranno condurci nei prossimi anni? Igor Sibaldi ci sottolineava come è praticamente impossibile risalire agli autori dei testi di questi documenti. Nel caso di questi materiali, di questi documenti scoperti a Qumran, c'è una attribuzione
estremamente attendibile agli esseni. Sarebbero stati gli esseni, quindi, a scrivere questi documenti. Wilson, chi erano allora gli esseni? Che rapporto avevano con Roma? Che fine hanno fatto? E soprattutto, che relazione c'è tra esseni e Gesù Cristo? Gli Esseni erano un gruppo di puristi che non amavano i rituali ebrei, ebraici. Quindi, per esempio, l'eroe ebreo Giuda Maccabeo aveva sconfitto i romani due secoli prima, e quindi il risultato fu che tutti i parenti di questo Giuda divennero i preti del Tempio, e quindi non erano amati, perché il popolo era dalla parte dei romani, non dalla parte degli ebrei. Il risultato fu che molti ebrei, che erano puristi, e che pensavano che i presti fossero corrotti, si spostarono, si trasferirono sulle sponde del Mar Nero e formarono un gruppo chiamato quello degli Esseni, ed erano dei puristi. E molti studiosi credono che Gesù stesso sia un membro degli Esseni, e io penso che ci siano molte prove su questo. E naturalmente Gesù aveva un fratello più grande chiamato Giacomo il Giusto, e Giacomo il Giusto era sicuramente un Esseno. E non c'è dubbio che molti ebrei in questo periodo sperassero che Giacomo il Giusto diventasse il Messia, che avrebbe salvato loro dai romani. E quindi tutti a quel tempo aspettavano la venuta di questo Messia che avrebbe cancellato Roma e avrebbe restaurato il potere degli ebrei. Poi, per delle ragioni, il fratello invece di Giacomo, cioè Gesù, divenne la speranza e il Messia. E noi sappiamo che Gesù decise che se lui fosse andato a Gerusalemme su un asino, come era stato profetizzato, si aspettava che tutti si sarebbero sollevati e avrebbero rigettato i romani. Ma invece il suo destino fu di essere crocifisso. Ecco, Colin Wilson ha parlato di Giacomo il Giusto, ritenuto il fratello di Gesù. Pochi anni fa, chiedo conferma di questo proprio a Colin Wilson, pochi anni fa a Washington è stato dato l'annuncio del ritrovamento della tomba, dell'ara funebre di Giacomo. Si troverebbe a Gerusalemme, perché lì è stata trovata incisa anche una scritta in aramaico che recita appunto: Giacomo, figlio di Giuseppe, fratello di Gesù. Molte persone ora credono che adesso questo non sia vero. È stato esaminato da vari studiosi e si pensa che non sia un qualcosa di vero. Potrebbe essere genuino, è possibile. Allora, torniamo ai contenuti di questi Vangeli. Sibaldi, intanto, quali sono quelli più rilevanti? Abbiamo detto che sono tantissimi. Quali sono quelli più rilevanti sui quali possiamo meglio fissare la nostra attenzione? In realtà sono una foresta. Sono una foresta perché i testi, per esempio, di Nag Hammadi sono una cinquantina, ma sono tutti fatti di brevi frasi, e ciascuna di queste frasi è un mondo intero. Faccio un esempio. La prima frase del Vangelo di Tommaso è molto bella e rimane in mente come una poesia. Dice: chi cerca non smetta di cercare. Se cercherà, troverà. Se troverà, si stupirà. Se si stupirà, diventerà re su tutto. È un pensiero che all'inizio arriva e sembra avvolto in qualcosa di incomprensibile. Dopo un po' comincia a fiorire nell'animo e produrre dei risultati splendidi. Pensare all'importanza, per esempio, dello stupore.
del fatto che se una persona cerca, sta cercando da solo, se trova, trova da solo, e se trova, trova qualcosa che lo stupisce, che non ha mai sentito, indica una fiducia enorme nell'uomo. Vuol dire cerca, vedrai che troverai dei tesori grandiosi, e alla fine che cosa avrai come ricompensa? Lo stupore che hanno i bambini. Se riesci a diventare come un bambino, dice Gesù, entri nel regno dei cieli. Sono in perfetto accordo. Ecco, tra poco estrapoleremo, anche con l'aiuto di Corrado Malanga, altri passi di questo Vangelo di Tommaso. E prima di proporre una scheda che è proprio specifica sui contenuti di questo Vangelo, volevo ricordare a Sibaldi invece altri Evangeli sui quali forse potremmo tornare più avanti. Filippo, quello della Maddalena, anche se materialmente non è stato redatto dalla Maddalena, è ancora il Vangelo Verità. Sì, che sono tutti quanti molto belli, accomunati tutti quanti dall'interesse proprio per lei. Il Vangelo della Maddalena in particolare è un racconto molto emozionante, racconta il momento in cui i discepoli dopo la morte di Gesù sono riuniti e distrutti, disfatti dalla sconfitta, dalla paura. Arriva la Maddalena e dice: non avete capito niente, se lui è andato dall'altra parte è perché voi cresciate fino a percepirlo ancora. E adesso, dice, vi spiego come si fa. Purtroppo poi mancano le quattro pagine seguenti. E vediamo allora invece che cosa si racconta nel Vangelo di Tommaso, ritrovato tra i tanti documenti scoperti in Egitto a Nag Hammadi. Fra i testi rinvenuti nel 1945 a Nag Hammadi, quello contenente il Vangelo di Tommaso da subito è apparso il più interessante. Prima di allora se ne conosceva l'esistenza attraverso allusioni e citazioni nella letteratura patristica. L'eccezionale scoperta di questo testo ha portato a considerarlo come il quinto Vangelo e a ritenerlo degno, per i suoi contenuti, di essere incorporato ai quattro Vangeli canonici. Il manoscritto copto appartiene al IV secolo, ma l'originale in lingua greca risale alla fine del primo e gli inizi del II secolo d.C. Questa datazione colloca il Vangelo di Tommaso tra i primi documenti cristiani e coincide con le date di composizione dei Vangeli e riconosciuti dalla Chiesa come canonici. Il manoscritto presenta infatti oltre 100 logia di Gesù che hanno forma molto simile e a volte identica con i racconti dei quattro Vangeli, soprattutto con quelli di Matteo e Luca. Inevitabili dunque i raffronti sull'ambientazione religiosa e sulle reciproche influenze. Nonostante la struttura, la collocazione temporale e alcuni versetti del Vangelo di Tommaso presentino numerose caratteristiche comuni ai Vangeli canonici, in un terzo dei paragrafi del manoscritto appaiono sostanziali differenze per l'aggiunta di particolari che rendono i contenuti decisamente innovativi. Il Vangelo di Tommaso è evidentemente ispirato alla dottrina gnostica, ma alcune affermazioni si ritrovano anche nei passi di Giovanni e nelle lettere paoline. Si può ipotizzare dunque che al tempo della stesura di tali testi, l'interpretazione gnostica non era vietata e non era ancora considerata un'eresia. Viene da domandarsi allora se il Vangelo di Tommaso presenti una fonte comune, indipendente o contemporanea con i Vangeli riconosciuti dalla Chiesa. Perché questo manoscritto, che racconta parabole ed esposizioni dottrinali, non viene inserito tra i canonici? Questa scelta può dipendere dal fatto che il quinto Vangelo non contiene dialoghi tra Gesù e i discepoli? Ecco allora Malanga e Sibaldi in particolare, vediamo di capire cosa c'è di tanto eretico in questo Vangelo di Tommaso, ed è possibile anche poter dare una ulteriore interpretazione alle affermazioni di Gesù, alle frasi di Gesù ai suoi discepoli, quasi che tendesse a convincerli che loro stessi potevano anche
essere padroni di questi poteri particolari che lo stesso Gesù aveva. Certo, ma io una cosa che ho notato quando sono andato a leggere questi testi, una quasi totale cosa che io avevo già trovato quando noi facevamo delle ipnosi regressive, si prendono delle persone, si mettono in ipnosi, la parte dell'ipnosi è talmente profonda che a un certo punto una parte, chiamiamola animica per semplicità, viene fuori e parla, la parte animica, che è la cosa più vicina alla creazione, parla della creazione e dice stranamente le stesse cose che sono scritte in questi Vangeli. Ne avevamo accennato anche prima, c'è una creazione, un solo Dio, un solo creatore, che poi creerà due cose, due sottocreatori, che faranno l'universo come è stato fatto. Ebbene, su 400 persone, tutte le persone che abbiamo messo in ipnosi in quello stato raccontano esattamente come la loro parte animica vede l'universo. La parte animica dice che l'uomo è fatto di un corpo, di una mente, di un'anima e di uno spirito, e noi ritroviamo esattamente nel Vangelo di Tommaso, e non solo nel Vangelo di Tommaso, questa dichiarazione. Gesù parla nel Vangelo di Tommaso del luogo della vita, e la parte animica, quando noi gli chiediamo dove abiti, lei risponde: io non abito, io esisto in un luogo. Praticamente ci ritroviamo a rileggere quello che Tommaso e che Giuda, vedremo poi, hanno detto, però prendendo questi dati da un'ipnosi profonda regressiva, su 400 persone. La cosa è molto strana, molto divertente. Sibaldi. A proposito, gnostico viene dalla parola greca gnosis, che vuol dire la conoscenza. Cosa vuol dire cristiano gnostico, o egiziano gnostico, o seguace di Mitra gnostico? Cosa vuol dire? Vuol dire una persona che non ama i riti, non ama i sacerdoti, ma cerca nella spiritualità soltanto la possibilità di conoscere, perché pensano che conoscendo e capendo il mondo cambi. Secondo me non hanno per niente torto. Conoscere cosa vuol dire? Non vuol dire assumere una quantità di informazioni, leggere, vuol dire imparare a conoscere la parte più interiore di sé. Questa è la convinzione degli gnostici. E nella parte più interiore di noi, e questo Gesù dei Vangeli canonici è perfettamente d'accordo, lì dentro c'è la verità. Quando per esempio Gesù dice in Giovanni: io sono la via, la verità e la vita, il testo in realtà andrebbe letto dicendo: l'io, il tuo io grande, la tua parte più profonda è la via che tu percorri tutti i giorni. Non l'avrai mai, perché la puoi scoprire solo giorno dopo giorno. È quello che tu chiami la verità ed è quello che tu chiami vita. Vivere e conoscere è la stessa cosa. Nel Vangelo di Giovanni conoscenza si chiama gioia. Tutte le volte compare nel Vangelo di Giovanni la parola gioia, nei Vangeli gnostici compare nella stessa frase la parola conoscenza. Quanto al fatto che colpisce molto nei Vangeli gnostici, che sembra molto cattivo, cioè il fatto che tanti uomini, secondo gli gnostici, non avessero l'anima, cioè che fossero solo un'apparenza, gli gnostici dividevano l'umanità in tre parti. Gli uomini che sono solo corpo e che sono irrimediabili. Gli uomini che hanno anche la mente e che hanno un sacco di problemi, di nevrosi, di guai, eccetera. E gli uomini che hanno lo spirito. Questi erano pochissimi, dicevano. E una delle accuse che gli viene fatta all'gnosticismo: voi siete settari, voi eliminate troppa parte dell'umanità. In realtà gli gnostici non hanno mai detto questo letteralmente, hanno detto: attento, in te, in ognuno di noi, ci sono tre parti. Una parte che è solo istintuale, non fidartene, usala, ma non fidartene, usala come il cavaliere usa il cavallo. Una parte che è solo psichica e che sono tutti i tuoi problemi, e questa impara a venirne fuori. È una parte che è spirituale, lì tu sei davvero. Questo si riferiva a tutti gli uomini. Dante della stessa idea: inferno, purgatorio, paradiso. Non per niente Dante queste cose qui, attraverso gli egizi, le conosceva molto bene. Ecco, siamo a ridosso del prossimo stacco pubblicitario. Ricordo ancora che quanti ci seguono da casa
possono interagire con noi, con i nostri ospiti, contattandoci per telefono, sms o email. E allora, prima della prossima pausa pubblicitaria, volevo tornare a Malanga, anche perché Malanga ha delle, come dire, delle chiavi di lettura, delle interpretazioni forse ancora più ardite, più spinte sulla base della lettura di alcuni passaggi di questi Vangeli e altri testi. Ma sicuramente sì, non volendo vedere tutto in chiave ufologica, però trovandomi di fronte al Vangelo di Pietro, che descrive come Gesù è risorto, ci troviamo di fronte a questo brevissimo racconto. Ci sono i gendarmi che guardano la tomba di Gesù, a un certo punto si aprono i cieli, scendono due giovinetti, i giovinetti aprono la tomba ed entrano dentro, i gendarmi sono sempre fermi, escono tre giovinetti, tre persone, due che sono i giovinetti di prima e un altro un po' più alto al centro, si riaprono i cieli, questa è l'espressione, e questi tre vengono tirati su. Si richiudono i cieli, si riaprono i cieli e scende un'altra persona che entra nel sepolcro. A questo punto i gendarmi si possono cominciare a muovere e corrono da Pilato a dire che cosa è successo. E vi ricordo che a quel tempo c'era la pena di morte per chi si addormentava. Un centurione durava 50 anni la ferma militare, non poteva permettersi il lusso di andare da Ponzio Pilato e dire mi sono addormentato. Ponzio Pilato crede al centurione e ad altri due soldati, perché hanno detto secondo lui la verità. Ma che cosa in realtà è successo? Cosa vuol dire si accendono, si aprono i cieli, si chiudono i cieli, scendono, salgono? Ecco, è questo che volevo dire. Un altro Vangelo estremamente importante tra questi apocrifi che stiamo analizzando è quello di Giuda. Ne parliamo tra poco, dopo un nuovo break per dare spazio a qualche comunicato commerciale. Allora, ci siamo soffermati prima della pubblicità sul Vangelo di Tommaso, ci ritorniamo ancora per qualche istante prima di occuparci di quello di Giuda, per sapere magari attraverso Sibaldi se è possibile estrapolare magari qualche altro passo di questo Vangelo di Tommaso particolarmente significativo, insomma. Come dicevo, ci sono tutti i passi sono un'avventura. Come forse non sappiamo tutti, al tempo di Gesù la carta costava carissima, per cui si tendeva a scrivere solo cose enormemente importanti. Vabbè, Cicerone scriveva all'infinito perché era molto ricco, ma questa gente che non aveva i mezzi in mezzo al deserto, se scriveva qualcosa era qualcosa di fondamentale, che doveva bastare per millenni. Condensava ogni riga, permette di fare chilometri. A proposito, Nag Hammadi in Italia è molto difficile trovare tutta intera, è un vero peccato, perché l'ha pubblicata a Delphi. Pensare che in America è un'edizione economica, costa $21, e c'è tutto. Uno può domandarsi se non sia a caso che in Italia non sia uscita così bene, e la risposta si può lasciare all'immaginazione. C'è una presenza in Italia estremamente importante, probabilmente. Un passo molto bello, per esempio, del Vangelo di Tommaso, Vaticano. Molto bello, che riguarda sempre tutti. Cosa vuol dire riguarda tutti? Quando un libro è sacro, non è sacro perché altri dicono che è importante o perché una religione ha stabilito che è sacro. Quando un libro è sacro è perché ha un potere. Un libro ha un potere quando tu lo leggi e parla di te. Solo quando parla di te. Poi un libro cessa di essere sacro quando l'umanità è cambiata, ma finché rimane l'umanità in un certo modo, io penso che Tommaso sia un libro sacro. A un certo punto dice, i discepoli gli chiesero, ma mostraci il posto dove sei davvero, perché noi dobbiamo cercarti. Questa è una diagnostica che Gesù sia qualcosa di più di un uomo. Lui rispose, chi ha orecchi per intendere, intenda. C'è luce negli uomini che hanno la luce in se stessi. E se si illuminano, illuminano tutto il mondo. Se non si illuminano, è tutto buio. Molto bello come passo, perché chiama in causa chiunque di noi. Un altro passo molto bello è una specie di aneddoto che nel Vangelo di Tommaso, che invece ha un'importanza enorme. A un certo punto, nel Vangelo di Tommaso, passa un uomo con una pecora, Gesù chiede ai discepoli, dove porta questa pecora secondo voi? E Pietro dice, forse la vorrà mangiare. E Gesù domanda, ma per mangiarla dovrà ucciderla. E Pietro, preoccupato, dice, certo. Ecco, dice, imparate anche voi a non farvi uccidere e mangiare dagli altri.
perché altrimenti perdete quello che è vostro e diventate come tutti. Sono dei versi bellissimi. Malanga, prima di passare a Giuda. Molto brevemente, in ipnosi regressiva profonda, il soggetto tira fuori la sua parte animica e io gli dico, chi sei? E questa cosa dice, sono luce, luce nella luce, una matrice di punti di luce, proprio come c'è scritto nei Vangeli Apocrifi. Allora, da Tommaso al Vangelo Apocrifo di Giuda, vediamo che figura in particolare emerge di Giuda attraverso questi scritti. Intanto la scheda, al solito curata da Leila Manuzza. Negli anni 70, nel deserto presso El Minia in Egitto, venne ritrovato un manoscritto redatto in un papiro, legato da un laccio di pelle. Si tratta del Vangelo di Giuda, che appartiene agli scritti gnostici. Secondo le analisi al carbonio effettuate dall'Università dell'Arizona, risalirebbe al 280 d.C. Dopo vari passaggi di proprietà e 5 anni di intenso studio, il manoscritto è stato autenticato e tradotto. Nell'aprile 2006, alcune sue pagine sono state mostrate in pubblico negli Stati Uniti, a Washington, nella sede della National Geographic Society, che si è occupata di condurre diverse ricerche. I risultati ottenuti delineano un quadro completamente diverso sul rapporto tra Gesù e Giuda, che stravolge completamente la ricostruzione contenuta nei Vangeli canonici. Il discepolo traditore viene infatti riabilitato ad un ruolo di primo piano. Secondo Craig Evans, docente di Nuovo Testamento presso l'Università di Wolfville in Canada ed il National Geographic Society, Giuda consegnò Gesù alle autorità romane su espressa richiesta dello stesso Cristo, che di lui ripone completa fiducia perché desiderava che la sua essenza divina, imbrigliata nel corpo, fosse liberata. Questo Vangelo apocrifo racconta gli ultimi giorni di vita terrena di Cristo. Gesù appare in contrasto non solo con le usanze e i culti diffusi, ma anche con gli stessi discepoli, ritenuti incapaci di comprendere il vero significato della religione. Nel manoscritto si ritrova anche il dialogo con Giuda, a cui Gesù racconta di una complicata cosmogonia retta dallo Spirito Supremo e della duplice natura degli esseri umani. Alcuni dall'anima immortale sarebbero stati creati da Dio secondo l'archetipo, mentre altri, la maggior parte, sarebbero uomini mortali discendenti da Adamo, generati da un angelo del caos. Perché la Chiesa, anche di recente, ha rigettato da un punto di vista dottrinale e teologico la veridicità dell'apocrifo di Giuda? E se invece avessero davvero valenza storica? Dunque, Malanga, se davvero avesse una valenza storica questo documento, siamo di fronte anche a una sorta di, come definirla, riabilitazione della figura di Giuda. Già, perché il popolo ebraico è sempre stato considerato, finora, un popolo di traditori, perché Giuda era un traditore, traditore di Gesù. Quindi, invece, rivedere la figura del popolo ebraico riabilitata in questo modo, sicuramente agli ebrei fa un grande piacere, sempre che il Vangelo sia realmente vero, ovviamente. Credibile in qualche modo, cambia tutta la storia. Non si tratta di fare del revisionismo storico, ma si tratta di vedere di fronte a nuovi elementi, insomma, di cambiare le carte in tavola. Wilson, mi ha detto, cambia la figura di Giuda attraverso questo Vangelo, cambia anche la figura di Gesù, così come noi invece la conosciamo dai Vangeli canonici. La cosa interessante del Vangelo di Giuda è che ovviamente che Cristo sta esprimendo dei punti di vista che sono gnostici, e quindi
sta dicendo a Giuda, anzi Giuda dice a Cristo, io so chi sei, tu vieni dal reame di Babilo, che era considerata una specie di madre divina dell'universo, e questa è una cosa molto strana, che ci sia una dea in questo quadro. The female god was, e quindi questo dio femminile, questa dea, dovrebbe essere il dio degli gnostici. E la cosa che mostra questo Vangelo è anche che Gesù è molto impaziente con tutti gli altri discepoli, è un po' stufo di loro, perché gli chiedono sempre quale sarà il loro posto quando andranno in paradiso e cose del genere. E quindi il Vangelo dice che Giuda era l'unico che capiva veramente Gesù, era l'unico veramente vicino a lui, e quindi sembra che quello che sta dicendo è che Gesù ha chiesto a Giuda di tradirlo, perché pensava che questo fosse l'unico modo in cui il suo messaggio potesse arrivare e rimanere con gli esseri umani sulla terra. Perché ci sono tanti profeti che sono apparsi e poi scomparsi e non sono stati considerati così importanti. Invece Gesù si rese conto che se fosse stato tradito, per iniziare questo dramma del suo tradimento avrebbe dato più fondamento al cristianesimo. E questo è quello che sembra essere successo. Il tradimento di Giuda sembra aver dato ai cristiani l'aspetto di un dramma tremendo, di una tragedia tremenda. E quindi bisogna anche comprendere che quando Gesù è morto, è stato San Paolo che ha fatto questa affermazione che Gesù era morto sulla croce per salvare l'umanità, tutti gli esseri umani, ma Gesù non ha mai detto niente di simile. Il Vecchio Testamento, nei Salmi, dice: ricordatevi che voi siete degli dei. E quindi Gesù ha ripetuto questo: il regno dei cieli è dentro di voi. Questa è l'enfasi dei gnostici. E quello che emerge dal questo Vangelo di Giuda è che è un Vangelo gnostico, ed è per questo che è stato tanto disprezzato. E Dan Brown dice nel suo romanzo, quello che dice è che è chiaro che la Chiesa ha soppresso fatti storici per secoli, e che verrà un momento in cui non potranno più fare questo, e questo sembra che stia succedendo ora in tutto il mondo, perché ci sono scandali che riguardano questo Vangelo, e la Chiesa è molto ansiosa di tutti questi scandali. Il Vangelo di Giuda è un altro di questi elementi che preoccupano la Chiesa, e quindi io sono sorpreso che possiamo parlare di questo in televisione in Italia. Mi potete garantire che non sarò arrestato? Glielo assicuriamo. Yes, they guarantee. Sibaldi, voleva aggiungere qualcosa? Incombe il prossimo stacco pubblicitario, quindi vi pregherei di essere un po' telegrafico. Preoccupazione, tra l'altro, ma insomma, è capitato a tutti. Quello che ci colpisce tanto nel Vangelo di Giuda, e insisto sul fatto che anche i nostri Vangeli, che sembrano innocui, sono pieni di esplosivo, compare esattamente anche in tanti punti dei nostri Vangeli. Per esempio, quando Gesù se la prende con i suoi discepoli perché proprio non capiscono niente. Più volte, più e più volte. La storia di Gesù nei Vangeli, se proviamo a leggerla, è la storia di una grande sconfitta di un maestro. Perché quando muore, Giuda lo tradisce, sì, ma tutti i suoi discepoli scappano. Nessuno è vicino a lui sulla croce. Se non, dice, uno solo, un discepolo prediletto, che però risulterebbe dal testo di Giovanni non di sesso maschile, ma di sesso femminile, cioè la Maddalena. Quando dice uno di voi mi tradirà, è una frase greca che può essere letta anche in un altro modo.
vuol dire una parte di ciascuno di voi mi tradirà. Giuda è quella parte oscura che ogni discepolo ha in sé e che il tradimento di Gesù serve a far uscire, perché non faccia più paura. È una forma di... sembra che abbia letto Jung da questo punto di vista, o che Jung abbia letto lui naturalmente. Anche Malanga credo che abbia qualcosa da aggiungere, però lo rimandiamo a dopo il prossimo stacco pubblicitario. Riprendiamo questo appuntamento della Porta sull'Infinito dedicato ai Vangeli apocrifi. Tra poco continueremo in questo nostro approfondimento, anche perché tenteremo di verificare l'importanza di questa relazione, come abbiamo visto, tra Gesù e l'Egitto. Però intanto possiamo provare a dare spazio a qualcuno dei quesiti che sono stati rivolti dai nostri amici che ci seguono da casa. Intanto allora una domanda secca per Igor Sibaldi. Un telespettatore domanda se è vero che gli apostoli sono stati più di 12. In un punto dice che erano 72, e i 72 apostoli. E 72 però è un numero che piace tantissimo agli antichi, è il numero degli angeli, per cui può significare tante cose, è un numero classico ebraico. Più che altro è una bellissima idea, è solo un'idea, però è molto bella e molto utile pensare che ci furono tantissimi Gesù, tanti Gesù, e che Gesù non fu una sola figura, ma che a quel tempo ce ne fossero tantissimi e in qualche modo fossero confluiti in una sola immagine. Questo è molto possibile. D'altra parte, se pensiamo, c'era Apollonio di Tiana che diceva le stesse cose, c'era Simon Mago che era molto simile per certi versi, e tutti molto simili tra loro e tutti quanti animati da questa voglia di cambiare il mondo. Ecco, un'altra domanda, non so se siamo in grado, magari anche con l'aiuto di Malanga, di provare a dare una risposta telegrafica. Un altro telespettatore ci domanda: quando nella Genesi si parla di vigilanti e giganti, cosa si intendeva? A cosa si allude? Sibaldi. Giganti, nel capitolo 6 della Genesi, a un certo punto si parla di un momento molto bello, che lui sicuramente sarà un esperto perché gli piace molto la figura di Set. E prima del diluvio si dice: Yahweh, quel Dio che dicevo custode, non era contento di come andavano le cose sulla terra, si dice nel testo ebraico, perché a quel tempo gli uomini erano capaci di raggiungere delle vette molto alte e di unirsi alla loro parte spirituale, addirittura alla loro parte angelica. Ed era un periodo in cui tra gli uomini c'erano grandi figure, che in ebraico dice Giborim, grandi figure, tradotto giganti, e grandi eroi. Solo che Gibor in ebraico antico non vuol dire giganti, vuol dire uomini autentici. Ecco, un'altra domanda che ci riporta un po' anche uno degli interrogativi iniziali della nostra trasmissione, cioè il grado di autenticità di questi documenti di cui stiamo parlando, e su questo poi magari tra poco sentiamo anche il parere di Wilson. Però intanto, eventualmente ancora per Malanga e Sibaldi, un ascoltatore domanda: se fosse autenticata, e soprattutto chiede chi sarebbe legittimato poi ad autenticare questi scritti, se fosse autenticata dunque la veridicità dei Vangeli apocrifi o qualsiasi altro testo capace di mettere seriamente in discussione quanto professato dalla Chiesa fino a oggi, secondo voi avrebbe la forza di cambiare credenze, usi, tanto da stravolgere l'intero mondo cristiano e non solo? Ma se dobbiamo dare retta al Gesù del Vangelo di Giuda, dobbiamo dire no. Perché il Gesù del Vangelo di Giuda dice: ci sono quelli che hanno anima, che capiscono, e quelli che non hanno anima, che non hanno la capacità di comprendere, e sono molti di più. Quindi sicuramente chi è che ha la capacità di dire questo è vero, questo è falso? Tu, che lo senti vero o lo senti falso. Io mi ricordo tanti anni fa, facevo le elementari e mi volevano far credere che le mele cascavano per terra perché c'era la forza di gravità. Ebbene, io non ci credevo. Lo sapete, ho dovuto aspettare 30 anni per scoprire il libro di Wyler sulla piegatura dello spazio-tempo, che comincia con queste parole: non esiste nessuna ragione perché le mele debbano cadere sulla terra. Io lo sentivo che c'avevo 6 anni, era vero, ero io che avevo ragione. Un'altra domanda telegrafica ancora per Sibaldi, magari. Oltre ai Vangeli apocrifi, ci domanda un telespettatore, esiste pure una Bibbia apocrifa, una parte di essa? Esiste una Bibbia tradotta in un modo diverso da come noi la conosciamo. Esiste una Bibbia esiste un testo ebraico della Bibbia che può essere letto senza tabù, direttamente come è scritto.
È difficile, ma è successo, è capitato. Io ci ho provato a tradurla. In cui si vede che Adamo non è un uomo, Eva non è una donna, in cui si vede che Caino non è il cattivo e Abele non è il buono, in cui si vede che nel diluvio universale non muore nessuno, perché il diluvio universale capita ogni giorno, solo che ci sono alcuni Noè che se ne accorgono, i lettori che diceva Mananga, e altri che non se ne accorgono e sono sommersi per sempre, e non sanno neanche di essere sommersi. Quanto al fatto che cambi il mondo un Vangelo apocrifo, penso che sia impossibile, perché se i nostri Vangeli non sono ancora riusciti dopo 2000 anni a cambiare la nostra religione, non ce la faranno sicuramente gli apocrifi a salvarla, a cambiarla, volevo dire. Wilson, il grado di attendibilità, di credibilità di questi documenti di cui stiamo parlando, io ricordo soltanto i rilievi che vengono avanzati dagli scettici, dai dubbi, dai dubbiosi, quelli che sostengono che questi Vangeli apocrifi sono stati scritti in un'epoca troppo avanzata rispetto a Cristo e quindi rispetto all'esistenza dei testimoni diretti dell'attività della predicazione di Cristo, e poi ancora come le comunicazioni, definiamole così, di Cristo avvenissero, queste rivelazioni avvenissero con una scelta esclusiva di un discepolo, di un apostolo. A lui venivano dati questi segreti e Gesù sceglieva la persona alla quale affidare queste rivelazioni. A suo avviso, per tornare alla domanda iniziale, il grado di attendibilità, di credibilità di questi documenti. Io ero incline a non credere al Vangelo di Giuda, perché sembra molto improbabile che questo discepolo producesse un tipo di idee completamente diverse. Ma poi ho trovato un'altra fonte, una dei moderni pensatori, Gurdjieff. In Gurdjieff's huge book, nel suo grande libro, he says, lui dice che le antiche tradizioni dicono che Gesù aveva solo un unico discepolo fedele, e questo era Giuda, e che lo scopo di Giuda era di stabilire il cristianesimo in un modo in cui non era mai stato stabilito prima. Gurdjieff says that there is something wrong dice che c'è qualcosa di sbagliato con gli esseri umani, che ci fa vedere l'illusione come realtà, e quindi questo è il problema principale degli esseri umani. Quello che Giuda stava cercando di fare era di sconfiggere for many centuries, and he quest'ordine, e lui ci riuscì by betraying Jesus, tradendo Gesù, and made this enormous sacrifice. E quindi fece un enorme sacrificio. Things like this, e cose come questo mi impressionano molto, molto profondamente, perché io sono sicuro ci sono queste antiche tradizioni, e un'altra tradizione di Gurdjieff sembra per me molto accurata, è quando dice che l'antico Egitto è stato fondato dai sopravvissuti di Atlantide. E io sono stato affascinato da questa questione di Atlantide, e oggi mi hanno detto che c'è qualcuno, mi ha detto che potrebbe essere anche la Sardegna, e questo è probabile, perché una onda grandissima ha attraversato il Mediterraneo e deve aver sommerso la Sardegna. E il posto in cui ha creato più danni quest'onda è l'isola di Cipro. E le ultime ricerche mostrano che un'area the precise shape that Plato describes as being the temple area is actually there under the sea. È veramente sotto il mare. So it seems to me that in a sense they have discovered. E quindi forse hanno scoperto questo. E Gurdjieff ha detto questo per la prima volta. You may feel that, e vi potrebbe sembrare che questa è semplicemente una cosa a cui si può credere o no. Però
affect you and interest you. Ci sono cose che colpiscono di più e che interessano di più. Io ho trasposto la mia vita a studiare questi misteri. The most interesting of the mysteries seems to me Atlantis. Il più interessante di questi misteri è quello di Atlantide. Seems to me to be the Gospel of Judas. E il secondo mistero più importante per me è il Vangelo di Giuda. Ecco, questo di Atlantide è un mistero che affascina anche noi. Colin Wilson faceva riferimento alla tesi che tanto dibattito ha suscitato di Sergio Frau e mi piace allora sottolineare una frase dello stesso Colin Wilson che compare nell'introduzione del volume nel quale ha raccontato oltre 60 di questi misteri che affascinano l'uomo. Bene, in questo volume Colin Wilson dice: «Voglio mettere in evidenza che è sempre incauto e pericoloso tentare di tracciare una linea netta di separazione tra ciò che può essere classificato come una ipotesi stravagante e la scienza ortodossa». Sembra molto significativa, proprio anche per il tipo di approccio che Wilson ha avuto nello studio di tutti questi misteri. Per quelli che sono un po' le conclusioni, i bilanci della nostra trasmissione anche sul grado di attendibilità e di credibilità di questi documenti, torneremo tra poco nell'ultimo segmento, però ho ancora un po' di spazio ovviamente per tornare al tema che avevamo anticipato, anche se lo facciamo così un po' in pillole, Sibaldi. Abbiamo detto di questo importante ruolo che l'Egitto riveste anche nella formazione di Gesù, al punto che Matteo scrive che Gesù fuggito in Egitto è cresciuto. È un'informazione per noi molto importante, che collega direttamente poi a questo Atlantide. È molto importante questo, non tanto per il fatto biografico, le biografie di Gesù discordano, quanto per il fatto che in Egitto, al tempo di Gesù e nel secolo precedente, stavano muovendosi, si stavano sviluppando e stavano venendo pubblicate anche idee che somigliano moltissimo a quelle che saranno le principali idee della predicazione di Gesù. Dopo Alessandro, tutta una classe di sacerdoti egizi comincia a pubblicare dei testi segreti che si chiamano i testi ermetici. Sono dei testi molto belli, citati tante volte da Dante soprattutto, e molto commoventi, che sono dialoghi tra dei. Soprattutto c'è un Dio padre che spiega a un Dio figlio come si fa a diventare dei, e lo spiega perché anche l'uomo ascolti e impari anche lui. Sono tanti trattati molto belli che a quel tempo non erano segreti, giravano. C'era questo culto di Ermete Trismegisto, no? Ecco, per il popolino era il culto di una delle tante statue. Per chi avesse un minimo di cultura era un modo nuovo di pensare la religione come una forma di evoluzione del genere umano. Se Dio è padre e il suo figlio è l'uomo, vuol dire che se l'uomo diventa grande, da grande diventa come lui. E Dio diventerà ancora più grande per guidare l'uomo ancora più lontano. Queste idee vengono dall'Egitto, ma tante altre cose vengono dall'Egitto. Per esempio, quando Gesù sale sull'asino per entrare a Gerusalemme, l'asino nell'iniziazione egizia rappresenta, e da lì viene la nostra parola somaro, rappresenta l'errore durante l'iniziazione. Vuol dire, io ho sbagliato tanto e adesso, sedendo sui miei errori, io sto entrando per portarvi una regalità nuova, non di una persona perfetta, Gesù dice di sé nessuno è perfetto, ma di una persona che sta evolvendosi e voi imparerete come me a salire sui vostri asini e a entrare nel vostro Gerusalemme. Questo è tutto Egitto, è tutto molto egiziano. Balagga, forse c'era qualche altro aspetto che abbiamo lasciato per strada e che ci siamo dimenticati di recuperare, qualche altra puntualizzazione? Ce ne sono mille di aspetti. Per riallacciarmi al discorso di Sibaldi, certo, perché queste storie, quando ci sono, devono essere interpretate in modo archetipico, cioè in modo, diremmo noi, simbolico, più propriamente. L'idea del somaro ha quell'idea, è come rappresentare un sogno, come Jung farebbe con un sogno, con i derivati simbolici del sogno. Così, per esempio, anche quando Gesù, perché Giuda dice a Gesù quale sarà il futuro dell'umanità, no? E Gesù risponde: le anime di ogni generazione umana periranno, ma allorché quella gente ha compiuto il tempo del regno e lo spirito l'abbandona, i loro corpi moriranno, ma le anime loro vivranno,
ed essi saranno innalzati. Giuda, in altre parole, dice che esistono due tipi di razze. La prima, che è stata fatta e sarà immortale. Una seconda, che non lo è. E quando il povero Giuda dice, ma come, cosa se ne sarà delle altre? E Gesù dice, non si può raccogliere se hai seminato sulle pietre. Questo è un problema importante, perché si capisce che ci sono due tipi di umanità. Una che ha una marcia in più e una che ha una marcia in meno. È evidente che da questo punto di vista questo Vangelo è condannato dalla Chiesa a essere denigrato, perché la Chiesa dice tutto il contrario. Ecco, noi abbiamo parlato molto dei Vangeli apocrifi, abbiamo tentato di analizzare anche alcuni dei passaggi più rilevanti, in particolare di Tommaso e di Giuda. È possibile però anche, Sibaldi, che siano stati male interpretati anche passi relativi ai testi canonici? Altro che. Lo vediamo dopo la pubblicità magari. Altro che. Ok, linea alla regia. Abbiamo a disposizione proprio una manciata di minuti in quest'ultima parte di questo ultimo appuntamento con La Porta sull'Infinito, il tempo forse per dare risposte ad alcuni quesiti arrivati da casa. Intanto questo interrogativo che è stato sollevato da diversi telespettatori, perché Giuda, pur sapendo del disegno di Gesù, alla fine si è suicidato? Wilson, risponde lei? Ci sono due versioni diverse della morte di Giuda. Una delle versioni è in San Luca che dice che si è suicidato, l'altra versione negli Atti degli Apostoli che è stato sventrato. Quindi chiaramente c'è disaccordo su questo. Le persone che hanno scritto che è stato sventrato indicano che è quello che ha meritato, ma la dichiarazione di Luca invece è che ha commesso suicidio. Ma perché avrebbe dovuto commettere suicidio? Non aveva nessun motivo. Tutto quello che noi sappiamo che sapeva che quello che stava facendo avrebbe salvato il cristianesimo. E Gugius dice, dobbiamo considerarlo come uno dei più grandi eroi del cristianesimo. Io non credo che abbia commesso suicidio. E che quindi sia stato ucciso, come diceva. Malanga, c'è anche qualche altro passaggio, come dire, inedito, in particolare il testo del Vangelo di Giuda? Dunque, va detto questo, che quando è stato trovato il Vangelo di Giuda, in realtà sono stati trovati tre manoscritti differenti. Uno lo abbiamo tradotto di recente, l'ha tradotto il National Geographic, quindi non si può dire nulla. Sugli altri due ce n'è uno che è estremamente interessante, che non è ancora stato tradotto, ma il titolo è di una grande rilevanza, perché il titolo tradotto sarebbe questo, La venuta dell'allogeno. Allogeno, sapete cosa vuol dire? È un altro modo di dire alieno. La venuta dell'alieno. Si riferisce a Gesù? Non lo sappiamo, però stiamo aspettando, trepidando per questa traduzione. Ecco, torniamo alla domanda che invece avevamo lasciato in sospeso con Igor Sibaldi su una erronea interpretazione anche dei testi dei Vangeli canonici. Eh sì, ci sono degli errori di traduzione molto grossi, molto grossi, molto grossi, che sarebbero puniti al normale liceo classico, una traduzione dal greco, perché sono errori proprio lessicali. Per esempio uno dei più famosi, ne cito uno solo, ma ce ne sono tanti altri. All'inizio del Vangelo di Giovanni si dice la luce splende nelle tenebre, e le tenebre si dice in latino anche, oltre che in greco, non comprenderunt. Questo viene tradotto, le tenebre non capirono, gli uomini erano stupidi. Non seppero accoglierla. Invece comprendere in latino vuol dire bloccare, arrestare, incatenare, e il termine greco è la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno potuta schiacciare, è proprio l'opposto. Ma a parte questi errori, ci sono degli errori di un genere molto particolare. Il testo è tradotto bene in certi passi, sono i nostri occhi che non riescono a leggere. Per esempio, c'è un punto nel discorso della montagna che dice non fate come gli ipocriti,
che vanno a pregare nei templi per farsi vedere dagli altri, ma quando preghi chiuditi in casa tua. Noi leggiamo questo passo e non lo vediamo. Oppure c'è un altro passo poco dopo che dice non giurare mai fedeltà a nessuno, ma di sì quando è sì e no quando è no, senza giurare per il tuo futuro. Noi leggiamo e non capiamo quanto questo riguarda noi e tante persone intorno a noi. Oltre agli errori sono dei tabù di cui noi non ci accorgiamo, che è appassionante togliere pian piano, basta cercare da soli. Ecco, un'altra domanda, siamo ormai nelle battute conclusive, che un telespettatore vorrebbe rivolgere a ognuno dei nostri ospiti. Domanda, sarebbe curioso di sapere se i tre nostri ospiti credono in Dio o comunque in un'entità superiore. Malanga, telegraficamente, perché sì, siamo proprio quasi in chiusura. Dio siamo noi, in parole più semplici, una parte di noi è Dio, la nostra coscienza. Wilson, vuol dare una sua risposta? Io penso che l'universo sia significativo, e quindi se questo è vero, significa che al di fuori dell'universo c'è qualcosa che dà significato all'universo. Sibaldi? Nella Bibbia c'è una bella risposta al riguardo, molto bella, proprio nella Bibbia nostra canonica, in una bella, bellissima lettera che si chiama la lettera di Giacomo. Giacomo si irrita contro quelli che parlano di fede, perché dice, voi parlate sempre di fede, ma anche i demoni credono, eppure non migliorano. Piuttosto, cosa fate voi per conoscere Dio? Questo è importantissimo. La differenza che gli antichi facevano tra credere, di cui tutti sono capaci, e conoscerlo, volerlo conoscere, realizzare e scoprire, che è molto più emozionante e non esclude la parte precedente. Con questa battuta di Igor Sibaldi io chiudo anche questo ultimo appuntamento di questo secondo ciclo della Porta sull'Infinito. Ringrazio tantissimo Colin Wilson per essere intervenuto al nostro programma, ci ha fatto l'onore di essere con noi. Ringrazio moltissimo Igor Sibaldi e Corrado Malanga per i loro contributi. I ringraziamenti ovviamente ai curatori del programma, Stefano Salvatici e Andrea Fenu, a tutto il personale tecnico che si è alternato nel corso di queste 8 puntate per la sua realizzazione. Un grazie sentitissimo a quanti ci hanno seguito da casa con molta simpatia e molti attestati di stima. Un grazie anche a quelli che ci hanno rivolto qualche rilievo critico. Ne terremo conto eventualmente, ne faremo tesoro nell'eventualità di un prossimo ciclo della Porta sull'Infinito. Grazie anche al nostro fedelissimo gruppo d'ascolto che ha seguito anche oggi con attenzione dallo studio questa puntata. Grazie moltissime anche a Sara Cipollina per il faticoso contributo di stasera che ha realizzato poi un contatto diretto con Colin Wilson. Grazie ancora a voi tutti.